Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della Soul Link. Nino e Zaffiro qui con noi, ovviamente c'è... Ragazzi, bentornati con il quarto episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro di Rocket e Creepy. Mamma mia, bentornati, a bomba proprio. Finalmente, quarto episodio sul mio canale, mi raccomando, al canale di Luke... episodio. Esatto, perché sono successe veramente tante cose, tante catture, la medaglia oltretutto... Quindi, Federica. Esatto, e anche il mio Quake, sai ragazzi, che l'ho allenato, non ho imparato niente, però non è proprio una coppia fortissima, vero Joe? Non è proprio la massima, no, il massimo no, per no, la coppia. No, ragazzi, questi schiatti gli do due battaglie. due battaglie. Poi schiattano. Facciamo così, allora, da Rudy episodio... proprio, da Rudy. Oh mio Dio. Sì, da Rudy fisso. A proposito di Rudy, stavo dicendo che in questo episodio batteremo Vera, affronteremo Rudy e cercheremo di completare tutte le varie quest che ci saranno a Bluruvia. Esatto. Qui nulla, direi di affrontare Vera e di cagarci in mano. No, raga, ho visto Vera. Ho visto paura. Oh, ciao Creepy, a che punto sei con il tuo Pokédex? È un Registeel, Aspetta. Cosa? Luke non mi affronta! Ma cosa fa già qua? Non mi ricordo più. Mi sa che devo andare direttamente. Joe, te lo dicevo che non ci affronta qua, eh? È vero! Te lo dicevo già prima. Però vabbè, dai ragazzi, può succedere. Andiamo giù. Bene, bella a tutti, Bella, grandissimi raga. Sapete cosa? Ci sono quelle cose tra una versione e l'altra che le cambiano. Che non ci capisci un cazzo. Esatto. Proprio in gergo tecnico è quello che ha detto Joe. Non ci si capisce un cazzo. Eccolo ok, qua. Perfetto. Io sono sulla barca. Tutti i miei amici sono. No, cazzo ho detto. Tutti i miei amici sono arrivati a Bluruvia con la. Con la barca. Barca. Perché ce l'ha detto Mattarella. Così no, vabbè, basta. Basta, dopo trash. È stato Rocco Petri a dirci di venire a Bluruvia. Adesso qua scatto il copyright da bello figo gubevo. Attenzione, bello figo gubevo. Il tuo video è stato segnalato come contenuto di terze parti da bello figo gubevo. No, se succede veramente apro tipo una minchia, faccio un casino su YouTube che... Ok, tanto Joe, io mi prenderei subito l'amo, tu che dici? L'amo da pesca? Giusto. Allora, che famo? Facciamo, io direi di fare due catture prima della palestra, due catture dopo la palestra, easy, no? Aspetta, dov'è l'amo, già che non me lo ricordo più? Ah, il tizio di là. È il pescatore che si sta leccando il muro della palestra, sì. Sta leccando il muro della palestra, è bellissimo. Oh mio Dio. Aspetta, okay, io sto facendo la cattura sul percorso 107. Oh, ma vuole crepare sto Wynot? Madonna, che palle. Così di cattiveria. Non crepa, ragazzi, cioè devo tipo mandarlo giù a forza, sono dice fogli. Aspetta, chi è che stai affrontando? Il pescatore suo? No, cioè, sì, ha appena mandato Spinda. Ah. Ha mandato Spinda. Incendio. Ok, da me è mandato suocero, Luke. Lo stai affrontando anche tu, Joe? Lo stai affrontando? Sì. Rimbalzo di nuovo, extra sense, dai muori, ok, perfetto. Allora siamo sul percorso 106 adesso, quindi andiamo insieme. Allora, 106 sarebbe quello sopra praticamente, il 106? Sì. Ok, comincia. Pronto? Tu e arrivo, vai pure. Vado di amo. Vai, vacci. Attenzione, la ciabatta non vale come cattura, cazzo mi è scappato il Pokémon. Aia. Vabbè, dai. È vero, mi ero dimenticato che qua si pesca in tutt'altro modo. Raga, peccato, sì. Queste cose qua che se uno non si ricorda bene le cose da pesca possiamo anche farlo passare. Ok, ha boccato un Pokémon, dai. Vediamo un po'. Dai, ciabatta. Kingler, però non si evolve, mi sta sul cazzo sta cosa. Anche a me. Uno, vediamo un po' ragazzi chi è il mio Pokémon. Dai, qualcuno che si evolve, per favore, non farmi questo. Chi è? È Bynett. Cioè, non si evolve. Non si evolve. Basta, io... Ok, io ho preso Kingler. Perché, raga? Perché io devo sopportare questo affronto da parte del gioco? Che fa pure doppio... Madonna, raga, madonna. Che tristezza. Ok, io ho preso Kingler, non so come chiamarlo, sinceramente. Non lo so. Allora, è un granchio, re dei granchi... No, aspetta, Gio. Sto coso qua c'ha protezione e doppio team come mosse, già. Cioè, già mi sta facendo incazzare, già, eh. Sei fottuto. No, Gio, io lo uccido, mi ha fatto più schifo, già. Lo secchi? Aspetta, vediamo un po' se scattura... Dai, proprio i peggio Pokémon ci becchiamo, allora se non lo prendo. L'ho preso, madonna, però, eh.
Evviva! Yeah! Adesso devo pure... Ok, allora... Allora... Luke, come lo chiamo? Un Kingler? Come cazzo lo chiamo un Kingler? Tipo... non lo so... Come? Come lo chiami? Senti, io lo chiamo... Lo chiamo Patty perché ci sono i Krabby Patty, vaffanculo, non odiatemi, vi prego. Ok, di tipo? Di tipo terra, okay, ragazzi mi sparo, un bagnetto di tipo terra. Ok, acciaio, c'è l'abilità tanfo che allontana i Pokémon selvatici, l'abilità mi piace. Quindi abbiamo bagnet con Kingler praticamente Kingler. Come coppia, madonna. Typing già? Typing? Acciaio. Il mio è... non mi ricordo già più terra. Oddio, fantastico la memoria. Così amato come Pokémon che se l'è già dimenticato. Allora, Gio, facciamo la cattura a Bluruvia, che dici? Allora, sì, aspetta che sto prendendo a botte un pescatore. Ok, Bluruvia... ci sono quattro percorsi, ragazzi. Abbiamo il 106, quello a destra, Bluruvia e la grotta, che non mi ricordo come si chiama, il tunnel, comunque sì, sia. Sì, quella... Non mi ricordo più come si chiama questa grotta. Solare. Sei serio? Si chiama così? Ma veramente? Mi pare di sì. No, Pietrosa si chiama, Grotta Pietrosa. Ops. Ok, io sto facendo la cattura Bluruvia, però. Idem, ci vado anch'io, Gio, vado anch'io. Ok, allora. Vai tu stavolta con l'amo, stavolta l'amo è tutto tuo. Ok, dai, ci provo, Gio, almeno ci posso provare. Ok, ha boccato, perfettamente. Dai, vogliamo un po' che si evolve. Ma perché? Del Ketty, ma perché? No, che schifo. Basta, raga, sul serio, mi sta esagerando il gioco. È la adesso, maledizione però. Delle evoluzioni, Luke. Sì, adesso però Gio sta esagerando nettamente, madonna. Ma no! Chi è? Crobat! No, non ci sta veramente prendendo per il culo, Cioè... Ma perché Crobat? Allora, che cavolo gli posso fare tra l'altro questo coso? Niente, praticamente. Allora, Crobat femmina, ma cazzo, come non posso chiamarlo neanche mobile? Mannaggia a me che... È femmina? Ma anche il mio era femmina, Gio. Anche il mio era femmina. E lo so, chiamalo neanche così. Sfruttare il tuo soprannome, lo chiamo... Come lo chiamo? Drago Danza però sto coso. I pipistrelli vengono di notte, no? Mm. Le donne dai facili costumi vengono di notte, quindi... Come? E anche la Befana viene di notte, quindi io lo chiamo Befana. Ok, Gio, fa niente, è morto del Ketty. Sì, cazzo, ragazzi, l'ho chiamato Beth e lo vado a liberare subito. È morto quell'infame, gli sta solo bene, godo. Godo tantissimo, Luke, veramente, come un muflone che partorisce, ti giuro. Tipico muflone che partorisce, proprio evidente da molti iscritti. Rara foto di muflone che partorisce, voglio un meme, ragazzi. Tra l'altro, Gio, io devo tornare a pettare per prendermi le Pokémon, perché le ho finite. Bluruvia sono dei poveracci senza centro Pokémon. Ma è vero, che merda. Che poveracci. Cosa fai? Torni indietro? Sì, a Petalipoli, sono appena tornato indietro. Ma no, Luke, quanto è veloce questo? Ma l'ha lasciato un mi piace per la velocità del Rocket che... Sì, ragazzi, non abbiamo detto, ma... Allucinante. Non abbiamo detto, ma proviamo a raggiungere i 300, mi piace. Ehi là, dica. Ehi là. Io non l'ho fatta, mi sa, Bluruvia, mi sa che l'ho fatta sul percorso 107. No, è impossibile, 107 qual è? È quello a destra. Ma ti ha passato la scritta 107, Bluruvia. E non lo so. Vabbè, raga, cioè, facciamo finta che fosse quella di Bluruvia alla fine. È quella di Bluruvia. Si tratta di 2 o 3 pixel alla fine, cioè il passaggio è qua, come se fosse quella di Bluruvia. Poi la prossima sul 107 la faremo sul 107 entrambi. Ok, Gio, buttiamoci una grotta pietrosa, io direi, dai, andiamo. Ah, non in palestra? Ah, vuoi andare in palestra direttamente? Andiamo in palestra. Pensavo di farne 2 prima della palestra e 2 dopo. Andiamo, vediamo quanto ci mettiamo, ragazzi, più che altro. Perché noi adesso diciamo, però vediamo quanto ci mettiamo con i tempi più che altro, perché... Rudy, allora, ho paura di Rudy. Io metterei davanti i Bocelli perché mi rende più... Cazzo, mi ero dimenticato quanto avesse il cancro sta palestra. Sì, diciamo che Inolas è molto meglio, Sì, decisamente. Inolas, tra l'altro, è bellissimo Inolas. Qua, veramente, con questo buio... Politoed, intanto, becco. Wow. Ok, io sto andando totalmente a caso, cioè, non so se hai presente... Sì? Sto vagando come delle pecore delle Marche in atto di transumare. Esatto, io ho trovato Rudy così direttamente senza manco affrontare l'allenatore. Okay, così karateka con Latios mi è piaciuto, bello. Skitty, ti ricorda qualcosa? Skitty mai visto. Io invece ho trovato Chimeco, ti ricorda qualcosa? No, non mi ricordo. Assolutamente. Tipo una tua vecchia serie, no? È tipo un Chimeco, no?
Anche sì, ma l'ho anche trovato tipo in uno dei primi episodi. È vero, mi ricordo. Allora, cioè uno dei primi episodi, come se questo qua fosse tipo l'ultimo, capito, no? Tanto... Già in ottica. ti porti già avanti così. No. Ok, io sono davanti a Rudy. Oddio! Cosa? Un Volbeat mi ha fatto fuoco bomba e mi ha lasciato con 3 PS di Quagsire, che è tipo colottero la lotta. Oh mio Dio. Sei consapevole che se io avessi... Se fossi stato io... Probabilmente mi avrebbe bruciato, mi avrebbe mandato a casa. No, Gio, se mi avesse bruciato, io avrei tirato. Ma veramente un urlo che... Tipo i pompieri dovevano chiamare. Avresti i pompieri, cazzo. Luke che se ne viene fuori con... Cioè, ragazzi, quel momento in cui... Giova, ma visto è quella che ti manda capo in un colpo. Ragazzi, chi dimentica i complici, ve lo ricordo sempre. Chi dimentica i complici, mi raccomando. Vediamo in quanti... Voglio vedere nei commenti... In quanti ricordate questa cheat storica? No, dai, quella lì è storia. Cioè, siamo sinceri. Oh, Luke, io parlo con Rudy nel frattempo. Vale, tanto io arrivo subito, che mi sono andato a curare solo 3 secondi. Ok, vai. Lo sto prendendo a botte. Vediamo chi va. Tra l'altro, io mi ricordo Donna Poet. Ok, vediamo un po' Rudy. Donna Poet. Vabbè, ci sta. Alla fine, Rudy è un poeta a modo suo, dai. Malcolm sì. Operator. No, bruttissimo. Ok. Microcolpo su Frigo è stato proprio brutto. Allora, questo... è movimento sismico. Questo Rudy c'ha un Claydol al 17. La cosa non mi piace perché è già alto il 17, purtroppo. Io mi sono beccato un Pokémon davvero ostico, Luke. Questo chi? Bailiff che però ho paralizzato, che culo. Cioè, okay, fermo. Sono stato confuso 5 turni di fila, mi stai dicendo tu, ok? Bello. Sono vicino ad attivare un'imprecazione che devo censurare il video. Cioè, ok, no. Tanto il video è mio. Esatto, quindi grandissimo Rocket che ha proprio tutto sotto controllo, mi dicono. la follia. Ok, ce l'ho fatta a colpire? Ma mi ha shottato malissimo. Ce l'ho fatto, vinto. Io ho... Madonna, c'è... Luke Bocelli è troppo forte, è illegale. Ok, secondo Pokémon... Di è Rudy, illegale. Secondo Pokémon di Rudy era Ralts. Mamma mia, bello Ralts. Leggendario, comunque, mi dico. Shottato con 2 terremoti. Ragazzi, seconda medaglia è nostra. Avevate dubbi? Perfetto. Tra l'altro, sta andando davvero bene per ora la serie, dal punto di vista delle non morti. Esatto. Diciamo, si può dire in questo modo. Molto, sì, Joe, okay. Non parlare troppo presto perché ho imparato che finisce male. Poi finisce molto male. Lo so. Infatti, mentre lo stavo dicendo, sentivo Joe. Un brivido, lo so, capita. Tipo proprio il Noctowl selvatico, ragazzi. Comunque, l'MT, che MT ti ha dato te? MT-08 che contiene? Mangia sogni. No, barriera, mi prendi... Madonna. Bello, barriera, bello. Barriera. Ok, Joe, che lo facciamo? 107 prima? 107, anche se io forse su 107 l'ho già fatta, non me ne sono... Facciamolo lo stesso. Non rompete le balle. Facciamo. Ok, io sto pescando. Epico. Sto pescando. Non è uno scherzo, vediamo okay. Un po' lì, Ha boccato un Pokémon, io nel frattempo, mentre viene fuori il Pokémon... Io spero in Caterpie, io ve lo dico sinceramente, io spero che mi esca Caterpie. Oddio, sì, oddio, è uscito Caterpie! No. È uscito Caterpie sul serio! No. È uscito Caterpie sul serio, raga, sono un dio! Raga, fermatemi, sono un dio! Ok, questo qua te lo devo far prendere, Luke. Il problema è che da me è un Magnemite. È un... un Meditite. Raga, è uscito Caterpie veramente. Allora, Luke, ti scarico la responsabilità. Ora, Meditite è a livello 5. Io ho ombra notturna di Frigo. Frigo è a livello 19. Secondo te, Meditite a livello 5 ce li ha 19 PS? Non lo so, Gio, te la rischi un po' tanto, secondo me. Sì. Io non lo farei. Ho catturato Caterpie. Yes! Aspetta, ma io c'ho patti. Indebolisco con un altro. Mamma mia, ragazzi, lo chiamo veramente... Piano. Lo chiamo piano. Veramente... Vaffanculo, piano ha fatto critica alla vita rossa. Gio, vacci piano, Gio, sul serio, vacci piano. Non l'ho preso. No, bestemmio. Uno, due... Cristo, Luke, no! Guarda che mi incazzo. No, Gio, devi prenderlo. Presto! Grandissimo. Sì, così. Grandissimo, questo sì che a ci sta. A che livello si evolve Meditite? Al 96? No, molto. La Caterpie di tipo elettrovolante, quindi è un emolga praticamente il mio Caterpie. Ragazzi. Allora, Meditite lo chiamo... Dalai Lama, ci sta? Sì, non lo so, prova.
Quindi coppia, coppia Caterpie Meditite, quindi mi stai dicendo. Mi piace, non è maccio. Aspettate, perché Caterpie si evolverà due volte, io ve lo dico. Caterpie si evolve, lo evolvi subito. Penso che non me la rischio, Gio. Non me la rischio, Gio. Metti che mi capita un Pokémon contrappo arena, che faccio? Muore. Allora, l'alternativa sarebbe... Qual è? Joel, facciamo così, ragazzi, provare... nel prossimo lo vedrete, ma facciamo fare così, dai, Joel, al massimo. Che dici? Senso, dai, Joel, non rischiamo. Potresti provare a pescare con i Pokémon deboli? Sì, ma ci metteremo tanto e lo facciamo nel prossimo episodio, più che altro, dai, allora, che sì, dite? Sì, è vero, ha più senso. Dai. Vabbè, abbiamo ancora la cattura a Bluruvia, però... Tunnel, Gotta Pietrosa. Siamo... Sì, a Bluruvia, cosa dico? Io sto impazzendo. Dai, ma ci sta. Io ho tre Pokéball, la rischio? Sì, anche io me la rischio con il Pokéball. Ok, perfetto. Tauros ho beccato io. Ok, io prendo Flash dal tipo intanto, olle. L'unico problema è che Tauros ha un catch rate assurdo, veramente assurdo. Attenzione. Insano. Sì, Lapras però non lo prendo più. Anche Lapras è un altro, cioè, sono due Pokémon di prima gen che hanno dei catch rate assurdi, ci hanno beccati veramente. Lapras non lo prendo. Sì, Megaball non ha fatto neanche... No, perché ma non... Allora, vediamo. Ciao. Un po'. Facciamo un bella po' di... cattura andata. Hai balzato? Non ce l'ho fatta, come lo prendo questo? Ah, ok, allora balza anche la mia a sto punto, raga. Via. Vabbè, non mi lamento, sinceramente ho trovato la bacca fico. No. Wow. Cioè, comunque noto giocatore dell'Inter alla fine. Sì, appunto. Madonna. Oh, cavolo. Bacca fico. Tra l'altro, raga, arriverà un momento della serie in cui ci saranno, spero, un fottio di evoluzioni, perché abbiamo un botto, io soprattutto, un botto di Pokémon che si evolvono tra tanto, quindi... Secondo me ci sarà un momento in cui tipo vedrete evoluzioni a raffica, sarà qualcosa di spettacolare. Sì. Ho appena trovato Registeel nella grotta, quindi Joe confirmed, veramente. Joe confirmed, attenzione. Bacca pera. Ma no, io... Bisogna dire che la randomizer c'è tipo una specie di fissa per le bacche, veramente. Un fetish incredibile per le bacche. È una cosa indecente. Allora, aspetta, Flash potrei insegnarlo io a Patti, volendo, perché io non ho voglia di sclerare, quindi togliamo gli nube. Piuttosto, Taglio, qualcuno dei miei lo può imparare. Il Dalai Lama lo può imparare, Taglio, attenzione, ragazzi. Quindi leviamo. Ho trovato la radice energia, che potrebbe essere utile. La radice energia. Cos'è quella mara che ti ridà 200? Mi pare di sì. Vediamo un po'. Sì, 200 PS, quindi praticamente è un'iperpozione. È un'iperpozione gratis. Buono. Invece. Quanti strumenti ci sono in questa grotta? Tra l'altro, belli i Pokémon qua in questa grotta. Armaldo, Porygon. A me sono buoni, dai, non sono nominamente. Aerodactyl ci sta un botto. Io comunque sono arrivato da Rocco io. Senza Flash, ovviamente. Io se non incontrassi tre Pokémon ogni passo, forse. Oh, scusa, non mi sono presentato. Mi chiamo Rocco. Viaggio in cerca di pietre d'aria. Dai, cenere magica, mi deve pigliare per... Cos'è? Tipo la polvere? È quella così. Che ti revitalizza tutta la squadra, LOL. Madonna, proprio utile, mi dicono. La utilizzeremo... Ragazzi, nel prossimo episodio, quindi mi raccomando, non perdete quel prossimo episodio in cui utilizzeremo la cenere. Spettacolo, guarda. Ok, sono arrivato anch'io da Rocco. Tra l'altro mi ricordo qua, raga, Pokémon Snakewood, c'era tipo Meteor che ti tirava le botte. Ho appena trovato Regice nel selvatico, quindi è la caverna dei regi questo qua. No. La caverna dei regi, clickbait. Ci manca anche Regirock e poi dopo trovo anche così l'altro, siamo a posto, Regigigas. Coglioni, muori, un Jinx con pedi in ombra vuole farmi del malenale. Non è una bella cosa, quando il Jinx con pedi in ombra ti vuole fare del malenale, io fuggirei, però confondo di fuga, anche se non ce l'hai, ma... Ok. Nel frattempo, Luke, io sono uscito, sono pronto per concludere. Idem, raga, è stato veramente molto molto bello, vero Gio, che dice? Veramente fantastico. Uno spettacolo e nel catture. Prossimo, mi raccomando, non perdetevelo. Terete alla prima evoluzione randomizzata, che sarà, spero, veramente epocale. Io non vedo l'ora. Speriamo, ragazzi. Detto quindi... ciò, io direi che possiamo... Via. Sì, infatti, cioè... Oh, voi dovete passare. Se non passate al canale di Luke, merda, arriva a casa vostra e vi tira un porro in testa che veramente finite in coma per 6 mesi, vi risvegliate col Milan primo in classifica. Esatto, quindi Gio, ci possiamo salutare. Noi ci vediamo, ragazzi, per la prossima parte sul mio canale. Quindi cos'è la quinta parte? Quindi ho finito e lascio concludere a Gio. Quindi mi raccomando, ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. A raggiungerne 300. Esatto. Mi raccomando, la campanella in alto a destra, i social in descrizione, la domanda del giorno. Ho fatto un intro decente, un outro, guarda che lo calla, ci sta. Vai. E quindi Beve. Vediamo e ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima.